Procediamo con l'ultima interrogazione all'assessore Barberini. Prego, consigliere Sergio De Vincenzi. Grazie, vicepresidente Mancini. Allora, l'interrogazione riguarda i servizi veterinari, tanto bene per il randagismo, continuiamo su questo tema, e riguarda l'introduzione di apposite unità organizzative delle ASL in applicazione alla legge regionale 11 del 2015 e successive modifiche. Assessore, ormai sono 27 anni che è stata introdotta la legge sul randagismo, ancora oggi, poi lei ha citato qualche dato in precedenza, il numero di cani e di gatti comunque in generale è notevole, ancora libero e privo di controllo sul territorio nazionale. Le stime nazionali parlano addirittura di 600.000 cani e 2 milioni e mezzo di gatti. Nella legge del 91 fu prevista tutta l'introduzione dei canili e fino ad arrivare poi alla microcippatura che è stata anche ricordata, canili poi in gestione molte volte non alle associazioni animaliste o agli enti locali, ma molte volte di privati, creando anche un giro di affari piuttosto consistente. Lei ricordava che questo argomento è particolarmente rilevante sugli enti locali. Sappiamo tutti che il randagismo è una condizione che crea serio pericolo per la popolazione, sia per aggressione ma anche per incidenti, per diffusione di malattie infettive e infestive, ma anche per danni al bestiame e alla selvaggina. Ricordo che la legge, come lei ben sa, Assessore, la legge che abbiamo modificato, il testo unico, prevede all'articolo 210, al comma 2, l'introduzione di apposite unità operative organizzative presso le aziende sanitarie locali di veterinari che debbano svolgere azione di contenimento e di gestione del randagismo, che i servizi veterinari richiedono a questo punto personale specializzato per questo tipo di attività, che ad oggi queste unità organizzative non sono state istituite e che contestualmente il personale veterinario attualmente in servizio deve svolgere naturalmente tutta una serie di attività di prevenzione che attengono alla sicurezza della popolazione, che va dall'igiene degli alimenti alla sanità animale, appunto alla lotta al randagismo. Sappiamo anche che c'è questa carenza di personale che rende meno efficiente il servizio. Come lei ha ricordato in precedenza, il piano regionale della prevenzione prevede tutta una serie di azioni che sono state rammentate in termini di campagna e di promozione ed educazione sanitaria zoofila sul territorio, che richiede ovviamente contestualmente l'impiego di risorse finanziarie e di personale specializzato. Ricordo anche che in caso di danni a cose o persone provocate da animali randagi riconducibili alla mancata attuazione dei piani di prevenzione e lotta al randagismo, ivi compresa l'adeguamento dei servizi veterinari all'uopo attivati, espone gli enti preposti, quindi Comune e Regione, a responsabilità in caso di contenzioso, come appunto è desumibile da ampia letteratura giurisprudenziale, ma espone anche gli amministratori a danni, a rischio di danno erariale. Allora, questa interrogazione è per sapere che cosa ha impedito sino ad oggi da parte delle ASL di attivare le unità organizzative veterinarie per svolgere appunto il servizio di cui stiamo parlando, il servizio di lotta e prevenzione al randagismo, ma anche a questo punto per capire complessivamente il ruolo dei servizi veterinari in termini di
stanziamento dei fondi per le diverse attività, ma anche specificatamente per la lotta al randagismo, e quindi i tempi che l'assessorato ritiene saranno necessari per attuare tutti i provvedimenti che richiedono, appunto, che attengono all'attivazione delle unità organizzative. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Oggi sul tema dei cani sfidate l'assessore, ma ricordo che l'assessore ha ben 3 cani, quindi insomma risponde in maniera microcippati. No, il tema che viene posto nell'interrogazione è un tema a cui le aziende sanitarie, la ASL 1 e la ASL 2 della nostra regione, non hanno dato effettivamente reale attuazione. Non l'hanno dato perché ancora le direzioni delle aziende sanitarie non hanno individuato a livello di ogni singola azienda una specifica articolazione organizzativa che dia risposte efficaci alla complessa e importante tematica del randagismo. Per tale ragione l'assessorato, in particolare la direzione competente, ha sollecitato anche in maniera formale le nostre due aziende affinché si attui concretamente questa articolazione, recependo puntualmente nelle aziende e quindi anche sul territorio le disposizioni del nostro testo unico in materia di sanità e, come ricordava appunto l'interrogante, la legge regionale 11 del 2015. Per quanto concerne lo stanziamento finanziario previsto, a livello di bilancio regionale per le attività complessive specifiche dei diversi servizi veterinari di prevenzione, ivi compresa le attività di prevenzione e lotta al randagismo, nonché i tempi di attuazione dei provvedimenti che si intende adottare, al momento i capitoli dedicati al randagismo non hanno una effettiva disponibilità, in quanto le risorse che derivano da trasferimenti specifici del Ministero della Salute ormai da alcuni anni non sono più rimpinguati. Questo non significa che però questa attività non viene realizzata, perché attraverso il Fondo Sanitario Regionale, per quelle che sono ovviamente materie di attinenza e pertinenza sanitaria, indistintamente, appunto, attraverso l'utilizzo del Fondo Sanitario Regionale vengono comunque garantite tutte le attività che i servizi veterinari assicurano per questo tipo di problema, questo tipo di settore, quindi microcippatura, sterilizzazioni, vaccinazioni, eccetera, eccetera, compresa quindi anche la retribuzione del personale. Nella sostanza non c'è più lo stanziamento specifico per questa attività, perché il Ministero non lo attribuisce più specificatamente alle regioni, ma all'interno della distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale ai sistemi regionali vengono trovate e vengono destinate le risorse per questa tipologia di attività. Vorremmo comunque sostenere con risorse, come ho risposto prima anche alla precedente interrogazione, con risorse nostre proprie di bilancio regionale, un'attività di promozione, una sorta di campagna sociale periodica di microcippatura gratuita per favorire il popolamento effettivo, reale, concreto dell'anagrafe canina, che è il caposaldo per contrastare il fenomeno del randagismo. Quindi mi sembra in sostanza di poter dire che le azioni che abbiamo messo in atto, che ho oggetto anche, in sostanza, per non ripetermi, anche della precedente risposta all'interrogazione, sono azioni di tutto rilievo che riteniamo otterranno adeguati risultati nella loro attuazione, che andremo a realizzare nel 2018, nel corso di quest'anno. Da ultimo c'è indubbiamente il tema che anche per rendere ancora più efficaci queste azioni, è del tutto evidente che anche un modello organizzativo rispondente
a questi bisogni e a queste esigenze organizzative, aziendali e territoriali debba essere attuato, e per tale ragione abbiamo appunto richiesto ai nostri direttori generali delle due aziende di procedere immediatamente, celermente, all'individuazione delle procedure e dei meccanismi organizzativi per rendere più efficaci queste azioni. Grazie Assessore, prego Consigliere De Vincenzi. Grazie, ringrazio l'Assessore, prendo atto delle cose che ha illustrato, degli aspetti che ha toccato, però non ha risposto in concreto alla questione, cioè l'investimento che si fa sul settore, perché non è solo un investimento in campagne di informazione e di sensibilizzazione, ma qui si tratta proprio di investire sul personale veterinario che deve essere specializzato sul tema del randagismo e non diciamo a 360 gradi, perché sappiamo quanto è importante oggi la specializzazione. E quindi da questo punto di vista non ha nemmeno sottolineato aspetti che riguardano proprio le carenze dei servizi veterinari, perché non si può far gravare su altri servizi, e sappiamo quanto è importante oggi l'emergenza sanitaria in termini di prevenzione sulla qualità e sulla sicurezza alimentare, ad esempio, oppure nel contesto della sanità animale. Sono contesti molto differenti fra loro. Ecco, noi auspichiamo invece che l'assessorato prenda seriamente in mano la questione per potenziare i servizi veterinari, sia dal punto di vista non solo di personale veterinario specializzato, ma anche di tecnici, perché servono anche questi, anche di queste figure c'è carenza, ma anche in termini di attrezzature, in termini anche addirittura noi sappiamo di veicoli, perché in pratica i servizi veterinari non dispongono nemmeno di un parco macchine sicuro, ormai molto obsoleto. Quindi invitiamo seriamente l'assessore e la giunta a prendere in considerazione questo tema e ad affrontarlo con più decisione. Grazie. Grazie consigliere De Vincenzi. Proseguiamo l'interrogazione con l'atto numero 1468. Interroga il consigliere Chiacchieroni e risponde l'assessore Chianella. Prego consigliere Chiacchieroni. Grazie vicepresidente Mancini. Permetta un secondo di ringraziare l'alto senso di istituzione che ha manifestato il consigliere Ricci, che ci ha permesso di svolgere i lavori e di consegnare un atto come quello precedente che abbiamo approvato, che è il testo sulla nuova organizzazione del collocamento in Umbria. Lavori di manutenzione straordinaria da parte di ANAS su rete viaria regionale. Considerato che sono state stanziate le risorse finalizzate alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete viaria regionale, tra cui le opere per lo svincolo di San Carlo nel comune di Terni, di cui qui abbiamo più volte discusso, e per lo svincolo di Marmore, e per le due gallerie rimaste di Perugia. Preso atto che ci siano tali risorse finanziarie già disponibili per effettuare i lavori per il miglioramento della viabilità in questi territori, valutato che sia già a disposizione la progettazione per tali opere, si interroga la Giunta regionale per sapere se è a conoscenza del motivo per il quale ANAS non procede all'esecuzione dei lavori, per la cui realizzazione sono già state avviate le procedure con la relativa disponibilità finanziaria. Insomma, ci sono le risorse a disposizione di ANAS. Questa interrogazione è formulata dal sottoscritto e dal capogruppo PSI Silvano Rometti. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie presidente Mancini, grazie consigliere Chiacchieroni. Il progetto di adeguamento dello svincolo a raso di San Carlo lungo la 675 Umbro Laziale è previsto nel contratto di programma 2015 approvato con delibera CIPE 63 del 2015. Si è reso necessario in quanto lo stato attuale non disimpegna adeguatamente con flussi monodirezionali il traffico veicolare in entrata e in uscita dalla strada statale. La soluzione di una strada complanare è quella più idonea sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Il progetto prevede un innesto della strada complanare
monodirezionale con flusso di traffico in uscita dalla statale in direzione Roma. A una distanza di circa 100 metri è stato previsto uno svincolo con un innesto attivo per ricollicarsi alla strada esistente che conduce all'abitato di Colle Licino. Dallo svincolo in poi la strada compranale diventa a doppio senso di marcia viaggiando a mezza costa per quasi tutta la lunghezza del tracciato. Attualmente il progetto è in fase di verifica da parte della struttura tecnica dell'ANAS, il cui avanzamento presuppone che le opere verranno appaltate nei primi mesi del 2018, quindi adesso, a mezzo di procedura aperta ai sensi del testo unico, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legge 50 del 2016. In merito allo svincolo di Marmore, invece, meglio definito svincolo cosiddetto piediluco, si specifica che tale svincolo rientri nell'infrastruttura di una nuova realizzazione della strada statale 79 Terni-Rieti. Dallo scorso maggio i lavori risultano interrotti unilateralmente dall'appaltatore a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa esecutrice. Questa in particolare, dopo più di un anno di amministrazione giudiziaria, dal giugno scorso, è guidata da un amministratore straordinario nominato dal MISE, che ne sta sostanzialmente gestendo la procedura fallimentare. È in questo particolare ambito che attualmente sono in corso procedure di scioglimento del contratto di appalto e i lavori in questione pertanto riprenderanno necessariamente mediante il nuovo appalto del completamento dell'infrastruttura. Da ultimo, per quel che concerne infine la galleria Pallotta e Madonna Alta, che insistono sul tracciato del raccordo Perugia-Bettolle, si precisa che i lavori di ammodernamento sono stati inseriti nei piani pluriennali di manutenzione ANAS e presumibilmente saranno appaltati entro il 2019, compatibilmente con l'approvazione del relativo finanziamento. Grazie Assessore, prego Consigliere Chiacchieroni. Sì, grazie Vicepresidente Mancini, grazie, sono appunto esauriente nell'intervento e le risposte dell'Assessore Chianella e quindi aspettiamo lo sviluppo di queste procedure che sono burocratiche, di sistemazione fallimentare e seguiremo un po' questa cosa passo passo, grazie. Proseguiamo con l'atto numero 1511, interroga il consigliere Ricci, risponde l'assessore Chianella. Prego consigliere Ricci. Grazie signor vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, in premessa è doveroso ringraziare per le parole espresse il consigliere Gianfranco Chiacchieroni e per la presenza il consigliere Attilio Solinas. Più che una interrogazione la definirei una interrogazione informativa che mi auguro possa anche rappresentare un punto di riferimento per una prossima seduta di seconda commissione consiliare per approfondire le tematiche che sono rappresentate nell'atto 1511. Già il piano regionale dei trasporti 2014-2020, di cui auspico anche un suo aggiornamento nei tempi operativi possibili, delineava la necessità di implementare i sistemi e i servizi, in particolare ferroviari, per poter determinare in Umbria una situazione ottimale nel quadro dei sistemi di trasporto. Da questo punto di vista, l'interrogazione informativa domanda lo stato di alcune infrastrutture. Vengono citati i lavori della Ferrovia Centrale Umbra, vengono citati gli interventi del raddoppio della linea ferroviaria Spoleto-Terni, nonché si chiede anche una informativa sul raddoppio, seppur selettivo, della linea ferroviaria Foligno-Terontola, almeno nel quadro progettuale in corso, ricordando che in particolare l'ultimo intervento che citavo, il raddoppio selettivo della linea ferroviaria Foligno-Terontola, sarebbe molto utile per progettare in via strategica anche una stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. Inoltre si chiede notizia su alcuni servizi che vorrei definire
a media alta velocità ferroviaria il nuovo servizio in itinere di attivazione del Frecciarossa ad alta velocità ferroviaria nonché media nel primo tratto umbro da Perugia verso Arezzo e con destinazione Milano, oltre che vorrei conoscere se stanno andando avanti le ipotesi, almeno strategico-progettuali, per l'ampliamento dei servizi ad alta velocità, anche includenti l'itinerario Terni con fermata a Spoleto, Foligno, Assisi e la riconnessione con Perugia e quindi l'itinerario verso Milano. Concludo, signor Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, ricordando un tema che peraltro era molto propriamente sull'attenzione amministrativa del purtroppo scomparso e compianto sindaco di Spoleto, che ebbe molto a promuovere, insieme peraltro alle espressioni di questa Assemblea Legislativa, la possibilità che il treno Freccia Bianca potesse definire una fermata anche a Spoleto, visto che comunque siamo nel nodo anche del cratere afferente a quel territorio colpito dal sisma del 2016, che potrebbe vedere in questa iniziativa una ulteriore misura compensativa, peraltro mi auguro attivata magari a partire dal prossimo Festival di Spoleto 2018. Grazie. Grazie consigliere Ricci, prego assessore Chianella. Grazie presidente Mancini, grazie consigliere Ricci. Relativamente alle domande poste dal consigliere Ricci, noi dobbiamo dire questo, che nell'ultimo decennio sostanzialmente sono state un po' disattese quelle che erano gli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie trasversali dell'Italia centrale, alcuni dei quali da lungo tempo programmati o progettati con gravi conseguenze per il raggiungimento di importanti obiettivi. Ricordo che già nel 2011 i presidenti e gli assessori della Regione Umbria, Abruzzo, Lazio, Toscana e Marche avevano presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un documento congiunto in cui si poneva l'esigenza del completamento del sistema ferroviario centrale con il potenziamento delle cosiddette trasversali che mettono in collegamento il Tirreno e l'Adriatico. Detto questo, per quanto riguarda i collegamenti di interesse per l'Umbria, la Regione con il Piano Regionale dei Trasporti ha individuato strategie ben precise per la valorizzazione della rete ferroviaria. Dico anche che, come lei sa, consigliere Ricci, il Piano Regionale dei Trasporti deve essere rivisitato secondo la norma dopo 4 anni e ogni 3 anni fino al 10° anno della sua validità. Quindi direi che l'anno 2019, considerando che è stato approvato prima di Natale del 2015, sarà un anno di rivisitazione rispetto a una serie di questioni. E comunque il Piano Regionale dei Trasporti, per quanto riguarda la ex FCU, prevede una serie di questioni, quindi una rimodulazione della distribuzione delle percorrenze, una previsione di tipologie dei servizi con corse lunghe e veloci e corse corte metropolitane, introduzione di un modello di esercizio integrato ferro-gomma sulle relazioni lunghe e una predisposizione di un piano di manutenzione poliennale. In questi 2 anni, dobbiamo dire, è stato attivato un imponente programma di investimenti che lei conosce, che è stato oggetto di informativa, di discussione anche in questa sala, volto a superare le criticità connesse di un'infrastruttura che ha un deficit a carattere manutentivo direi straordinario. Non solo, ma è necessario che questa infrastruttura, anche alla luce delle nuove norme che sono state introdotte dopo il disastro della Puglia di Andria, e dopo che l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria controlla anche queste infrastrutture cosiddette interconnesse. Gli investimenti sulla ex FCU riguardano installazione di sistemi di protezione marcia treno in tutti i 153 chilometri dell'infrastruttura, un adeguamento standard della sede impianti
per la linea con priorità su tratti armati con traverse di legno, apparato centrale computerizzato multistazione, acquisto di treni. Noi stiamo lavorando per una sostituzione con una norma direttamente dal regolamento europeo per l'acquisto di nuovi treni elettrici con composizioni diverse e completamento anche della soppressione dei passaggi a livello. Stiamo lavorando nella tratta nord attualmente con le risorse che sono state già oggetto di informativa, di informazione, insomma, agli organi di stampa anche in questa sala. E quindi alcuni lavori si stanno eseguendo, sono in corso, soprattutto sulla Umbertide Città di Castello, sono iniziati i lavori anche la Ponte San Giovanni Sant'Anna, devono essere realizzati anche altri lavori, ovviamente attraverso RFI, che per noi è diventato da giugno scorso il soggetto attuatore principe su queste questioni. Il piano regionale dei trasporti punta anche al potenziamento dei collegamenti ferroviari, ovviamente con Roma, con l'aeroporto di Fiumicino, per agevolare la domanda di trasporto aereo negli spostamenti a lungo raggio, ma anche verso Roma, per contribuire a integrare lo scalo umbro in un sistema di bacino insieme a Fiumicino, ovviamente Ciampino. Per tale finalità è prevista la realizzazione nel piano regionale dei trasporti della fermata ferroviaria da lei citata nell'interrogazione, dell'aeroporto di San Francesco sulla linea Foligno-Perugia-Terondola, attrezzata come nodo di interscambio ferro-gomma. La nuova fermata fa parte di una serie di opere riguardanti il potenziamento della linea appunto Foligno-Terondola, prima fase Foligno-Ponte San Giovanni, elaborato da RFI, che deve essere realizzato con i fondi del CIPE e in corso di formalizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La strategia più generale ovviamente è quello di uscire dall'isolamento, dal cosiddetto isolamento a cui è stata in qualche maniera da scelte di carattere nazionale nel tempo, diciamo, relegata alla nostra Umbria. La vicenda del Frecciarossa è nota, nel senso che dopo domani partirà la prima corsa per Milano-Torino e questo è un fatto sicuramente storico per noi. Questo rappresenta innanzitutto una risposta a quelle necessità di collegamento ovviamente della nostra comunità regionale con l'alta velocità, una prima risposta. Stiamo lavorando anche sui territori che lei citava al sud dell'Umbria con modalità probabilmente, anzi sicuramente diverse. Noi abbiamo un'interlocuzione costante con RFI sia per studiare un sistema che anche porti anche gli altri territori dell'Umbria ad avere una opportunità rispetto all'intercettazione dell'alta velocità, così come la fermata del Frecciabianca su Spoleto. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Ricci. Grazie signor Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Volevo ringraziare per la ampia informativa che ha enucleato l'Assessore con delega ai trasporti. Noi diciamo, e in particolare io sto apprezzando il fatto che finalmente per quanto riguarda i servizi a media alta velocità si attivi l'itinerario che da Perugia, riconnettendosi con la linea ad alta velocità Arezzo, determina una destinazione verso Milano e quindi l'aggancio, questo è il punto, con il sistema ferroviario europeo ad alta velocità, perché il nodo Milano significa aggancio al sistema ferroviario europeo ad alta velocità ed è per questo che mi auguro che anche lo sviluppo dai poli di Terni, Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia verso sempre Milano e quindi la rete europea ad alta velocità possa trovare nei tempi e nelle modalità che saranno definite in un quadro anche di tempistica piuttosto veloce una risposta, così come l'Assemblea Legislativa, credo in maniera abbastanza unanime, con prospettive magari diverse, ma unanime nel raggiungere l'obiettivo, ha sostanzialmente delineato con numerose mozioni, molte delle quali approvate in forma unitaria.
E mi auguro anche che la fermata della Freccia Bianca a Spoleto, proprio anche in virtù della memoria che dobbiamo, credo, fare a questa proposizione nei riguardi del compianto sindaco di Spoleto, possa determinarsi in tempi rapidi e per il prossimo Festival di Spoleto 2018. Sarebbe, credo, un servizio di grande importanza e io sono certo anche di grande attrattività dal punto di vista dei servizi di trasporto, ma anche dal punto di vista turistico-culturale. Concludo sottolineando che la propulsione prossima che dobbiamo dare alla così chiamata trasversale, e includo il raddoppio della Spoleto Terni dal punto di vista ferroviario e il raddoppio, seppur selettivo, della Foligno-Terontolo, è di fatto il progetto determinante per la nostra regione, perché compie con questa trasversalità la congiunzione formare tra il polo di Roma e il polo di Firenze, oltre che quello già esistente verso Ancona, che completa il sistema dal punto di vista dei trasporti ferroviari e consentirà quindi in maniera più agevole la progettazione, seppur strategica, della stazione a media alta velocità all'aeroporto internazionale dell'Umbria, anche superando probabilmente con questo intervento altre ipotesi, o meglio integrando altre ipotesi che sono state già enucleate in questa assemblea legislativa. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Con questo ultimo intervento si conclude la sessione numero 75 e quindi dichiaro la seduta chiusa.